Ecco. Buongiorno 704 in anticipo rispetto al solito, grazie, grazie all'ufficio programmazione per avermi fatto dormire 4 minuti in meno, no, qualche minuto in meno. Perché questo? Perché anche ieri sera qui a Sanremo è andata lunga, ma facciamo le cose con criterio. Allora, buongiorno a tutti, oggi è venerdì 9 febbraio, io sono Fabio Ranfi, qui in diretta da Sanremo sotto una pioggia scrosciante. Fa un po', forse la sentirete anche perché sta veramente piovendo fortissimo. Vi diamo il benvenuto a una nuova puntata di Good Morning Sanremo. Eh sì, è ancora un altro giorno qui, il venerdì è una delle serate più attese, quella dei duetti. Questa sera ci saranno i famosi duetti e quindi staremo a vedere, no, che cosa arriverà sul palco dell'Ariston. Io ho grandissime aspettative. Ah, sì, grandissime, grandissime aspettative. Voi? Siete pronti? Popcorn, divano e pronti a seguire questa serata? 331-7853-555. Comunque, io vi chiedo scusa perché sono le 7:05 del mattino, stiamo parlando di Sanremo e fino a stanotte, quando andrete a letto, sentirete parlare di Sanremo. Ovunque vi giriate, se state sul tram, se state in macchina, se state al lavoro, secondo me, anche se state a casa, ancora tornate a dormire, chiudete gli occhi. Sognerete Sanremo, c'è poco da fare. Questa settimana è quella lì, molti la chiamano la settimana santa, quindi vedete voi. E c'è Sanremo? Sì, e c'è anche Alfar che canta a Sanremo. Io sono Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Anche io sono Milano. Anch'io sono Milano. Io sono Milano. Anche noi siamo Milano. Io sono Milano. Anche noi siamo Milano. Io sono 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 Milano. Anche io sono Milano. Anche io sono Milano. Anche io sono Milano. Anche noi siamo Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Anche io sono Milano. Anche io sono Milano. Io sono Milano. Ma lo sappiamo fare bene, ce l'ha fatto fare anche Alfa dal palco dell'Ariston, quindi insomma abbiamo imparato come si fa il il non posso urlare perché ho i colleghi che a quest'ora ancora dormono qui nella casa. E anzi, grazie mille che al 331-78-53-555 arrivano i messaggi perché siamo qui e quindi abbiamo bisogno dei vostri messaggi. Comunque, allora, 331-7853-555. Un saluto a tutti i cristallini e buon weekend. Grazie mille, Alberto. E un saluto particolare a Fabio con una domanda. Ma quando dormi? Ecco, allora, Alberto, no, non posso lamentarmi in realtà perché poi alla fine riesco a dormire. Ieri sera sono andato a letto intorno all'1:30, stamattina erano le 6 sveglio, quindi vabbè, qualche ora si porta a casa senza problemi. Il problema sono i miei colleghi, che magari arrivano anche più tardi di me.
siamo qui nella stessa casa e lo studio è attaccato alle stanze loro, quindi non è che posso proprio fare lo show. Infatti nella seconda ora sono più arzillo, non tanto perché mi sveglio, quanto per il fatto che alcuni di loro si svegliano, fanno un po' di rumore, quindi riesco a farmi coprire dagli altri colleghi che sono qui con noi nella casa in cui abbiamo il nostro studio qua in Viale Mazza a Sanremo. Abbiamo sentito Alfa e ieri Alfa è salito sul palco come presentatore e quando sono saliti è nato un po' questo, è salito sul palco presentando Maninni. Due destini incrociati, entrambi arrivano da Sanremo giovani, uno non è riuscito ad andare a suonare poi alla finale, l'altro era ammalato, non mi ricordo quale dei due. Comunque sta di fatto che ora ci sono riusciti. La morale di questa storia io non la so, ma Amadeus ha voluto dire questa cosa qui dal palco, quindi ve la ripeto, non ho ben capito dove volesse arrivare, qual era la morale finale, forse tieni duro che prima poi ce la fai, forse quello. Sta di fatto che entrambi arrivano dal mondo dei Sanremo giovani, chi prima chi dopo, dove uno ha anche vinto, l'altro doveva, non è riuscito invece ad arrivare alla finale di Sanremo giovani e tutto. Sta di fatto che comunque poi corsi e ricorsi, nonostante la giovane età, hanno avuto una seconda opportunità, un secondo treno che è passato e li ha portati a Sanremo, un treno per Sanremo, altro che treno per Paradiso Città, ok? L'area componente dei giovani era molto forte anche ieri sera, dei giovani che non vuol dire solo saremo giovani, ma vuol dire anche quelli che arrivano dai talent e così. E devo dire però, scusatemi se mi permetto, che la serata di ieri forse era un pochino più debole rispetto alla serata precedente. Più debole più che altro per i nomi, non tanto perché infatti abbiamo visto comunque, perché oltretutto se ci pensate che la top 5, che dopo andremo a leggere, perché adesso me la do, ve lo dico dopo, dentro a nomi completamente, quasi tutti nuovi rispetto alla top 5 della prima sera dove avevano suonato tutti a 30, e invece quella di ieri era invece piena di gente che era nella top 5, del 4 quinti della top 5 erano presenti ieri sera, ok, della prima sera. Non so, avete capito, una prima sera, seconda sera, cioè c'era una scala, okay, avete capito, bravissimi. Un pochino più debole ieri, devo dire la verità, e se ne siamo accorti anche noi guardando la puntata. La noia pervadeva un po' tutto, e non è che era solo la noia della cumbia, cioè non era solo la cumbia della noia di Angelina Mango, era proprio che c'era un po' di stanca, come dire, che si sentiva nell'aria, però, alla fine comunque siamo riusciti ad arrivare al risultato finale, soprattutto grazie alla fantastica Teresa Mannino. Lei è stata proprio la killer app, è stata veramente quello che ha fatto svoltare la serata. E invece voi come siete messi a Milano? Sentiamo un po' come va il traffico, luce verde? Buonasera a tutti e ben ritrovati. Scriveteci, contattateci perché Municipio X sarà dello storico ponte degli artisti in Porta Genova. Buongiorno a tutti e benvenuti al Cartellino Rosa Show. Storico ponte degli artisti in Porta Genova. Buongiorno a tutti e benvenuti al Cartellino Rosa Show. Buonasera
Scriveteci, contattateci, perché Municipio X sarà dello storico ponte degli artisti in Porta Genova. Buongiorno a tutti e benvenuti al Cartellino Rosa Show. Buonasera a tutti e ben ritrovati. Scriveteci, contattateci, perché Municipio X sarà dello storico ponte degli artisti in Porta Genova. Buongiorno a tutti e benvenuti al Cartellino Rosa Show. I santi francesi direttamente da Sanremo Giovani e direttamente da X Factor, ricordiamoci, perché anzi, santi francesi che salgono sul palco dell'Ariston, introdotti, presentati da Clara, e quindi ancora una volta un duo di giovani, perché sì, entrambi arrivano da Sanremo Giovani. Clara appunto li presenta, Amadeus dice: ah, ma vi ritrovate qui dopo Sanremo Giovani? E il cantante dei santi francesi dice: sì, ma almeno tu lo hai vinto, cioè mi fa ricordare che tu che l'hai vinto, invece loro no, dimenticandosi però che comunque loro sì, vero, non hanno vinto Sanremo Giovani, ma hanno vinto la 16ª edizione di X Factor nel 2022, quindi insomma un palmarès di tutto rispetto anche per i santi francesi. Canzone dai suoni dei santi francesi, abbastanza elettronica, ma forse, ripeto, mi aspettavo molto molto di più dai santi francesi. I giovani, le canzoni nuove, la cosa bella è che insomma ci sono anche tanti artisti che fuori da Sanremo producono musica nuova e la distribuiscono anche in questi giorni. Ieri era appunto il Radio Date, cioè la giornata in cui escono appunto alcune canzoni, hanno un Radio Date, cioè il giorno in cui la tua canzone esce e può andare in radio. Ieri è stato questo per Giorgia Maria Sara, un'artista emergente, che insomma è proprio appena uscita col suo primo i suoi primi brani. Ne sentiremo parlare nei prossimi mesi, ma possiamo appunto sentire la sua nuova canzone. Intanto grazie mille ad Alberto, ancora che arrivano domande al 331-7853-555. Allora, io adesso vi faccio sentire la nuova canzone di Giorgia Maria Sara che si chiama Corro, ma poi rispondo alla domanda di Alberto che mi chiede: dopo tre serate quale podio ci sarà secondo te? Ne parliamo dopo, perché c'è un podio secondo me ormai abbastanza delineato e sul Corriere di questa mattina c'è anche un'intervista a Bob Sinclair che secondo me fa capire da che parte andremo. Ma prima di tornare a Sanremo ascoltiamo appunto Corro, così è. Grazie per aver messo tutte queste R nel titolo. Comunque grazie mille a Giorgia Maria Sara che ha messo Corro come titolo del suo nuovo brano che ascoltiamo adesso qui su Crystal Radio a Good Morning Sanremo. E allora vai Giorgia Maria Sara con Corro. Buonasera a tutti e ben ritrovati. Scriveteci, contattateci, perché Municipio X sarà dello storico ponte degli artisti in Porta Genova. Buongiorno a tutti e benvenuti al Cartellino Rosa Show. Io sono Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Anche io sono Milano.
Anch'io sono Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Anche noi siamo Milano. Io sono Milano. Anche noi siamo Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Anche io sono Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Anche io sono Milano. Anche io sono Milano. Anche io sono Milano. Anche noi siamo Milano. Buonasera a tutti e ben ritrovati. Scriveteci, contattateci, perché Municipio X sarà dello storico ponte degli artisti in Costa Genova. Buongiorno a tutti e benvenuti al Cartellino Rosa Show. Io sono Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Anche io sono Milano. Anche io sono Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Corro con Giorgia Maria Sara alle 7:21 minuti qui su Crystal Radio. Beh, si può essere emergenti oppure giovani anche a 39 anni, lo dice la canzone. Non avrei mai fatto il caffone dicendo l'età di una signora, in questo caso, mamma mia, migliorato la signora. Se ci sente questa volta qui ce la siamo scavata la fossa. È comunque interessante che anche appunto si possa iniziare una carriera non solo passando dai palchi di Sanremo, non solo avendo 19-20 anni, ma anche magari in una seconda idea di vita che si può fare anche più avanti e insomma far passare i propri pezzi anche nelle radio deve essere una grandissima soddisfazione. Anzi, ne hanno parlato ieri anche in conferenza stampa gli artisti di Sanremo, perché col fatto che vota la radio quest'anno gli si continua a fare domande sulla radio. Ovviamente tutti gli artisti che secondo me non hanno mai ascoltato la radio, perché sono di una generazione che a volte non l'ascolta tantissimo o che ascolta solo quando passano le proprie canzoni, cioè usano la radio un po' in modalità Spotify, dicono cose bellissime della radio. Io la radio tutti i giorni vivo insieme alla radio, le ascolto 8 in contemporanea, l'ascolto in stereofonia, una radio sulla cuffia sinistra e un'altra radio sulla cuffia destra per avere tutto il panorama musicale. Ecco, no, sì, ci giocano un pochino, fanno un po' i ruffiani con noi delle radio gli artisti di quest'anno, però è interessante che anche loro continuano a dire, ma soprattutto la radio ci dà sempre quell'emozione pazzesca di sentire il nostro brano passare così in un flusso radiofonico, in un autoradio, anticipata dal racconto dello speaker, annunciata o disannunciata. Abbiamo imparato anche, grazie ai cantanti conduttori, a imparare questo disannuncio, no? Cos'è in poche parole? Che quando finisce una canzone l'annunci quando è finita, no? L'annuncio postumo, quella roba lì, no? Comunque i cantanti hanno detto in più momenti, non vi faccio l'elenco perché veramente tantissimi l'hanno detti, dai più giovani anche a quelli meno giovani, che l'emozione di quando sentono una propria canzone uscire dalle casse dell'autoradio o così mentre sono in casa a sentire la radio che passa il proprio brano è sempre un'emozione indescrivibile. Quindi niente che
fare con magari i vari stream che avvengono sulle piattaforme come Spotify, Apple Music e tutte quelle altre, oltretutto su cui poi sappiamo che si è aperta tutta una critica in questi giorni su quanto effettivamente si guadagna facendo gli ascolti su queste piattaforme. Ricordiamo qualche settimana fa sia stato una detriba proprio su quanti soldi, no, si possono fare, e c'era chi aveva fatto 12 euro facendo semplicemente, Anna Castiglia aveva fatto questo post dimostrando che con quasi 50.000 ascolti aveva incassato in realtà di SIAE solo 12 euro, una cosa del genere, no? Quindi insomma, effettivamente una pizza per 50.000 ascolti, insomma, uno sbattimento niente male, comunque complimenti a tutti coloro che in questi giorni sentiranno le proprie canzoni passare alla radio. Chissà se anche i mostri sacri si emozionano ancora oggi quando sentono i propri pezzi passare sulle radio. Chissà se il prossimo pezzo è veramente di un mostro sacro. Chissà se lui, quando era in vita e quando produceva le sue canzoni, chissà se ascoltava la radio, ma credo di sì, conoscendo un po' il mood del personaggio, e chissà se si emozionava quando magari sentiva arrivare quelle cose lì che faceva un po', no? Avete capito chi è? No, non l'ho fatta bene. Effettivamente non l'ho fatta benissimo, e chiedo scusa, anzi non era molto rispettoso, perché sto parlando di lui, MJ, no, non Michael Jordan, ma Michael Jackson. 7:25 minuti, ci fermiamo per pochissima pausa, poi torniamo ancora qui, sempre qui su Good Morning Sanremo, e ora Michael Jackson. Io sono Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Anche io sono Milano. Anch'io sono Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Anche noi siamo Milano. Io sono Milano. Anche noi siamo Milano. Io sono 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 Milano. Anche io sono Milano. Anche io sono Milano. Anche io sono Milano. Anche noi siamo Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Anche io sono Milano. Anche io sono Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Noi siamo Milano. Io sono Milano. Anche noi siamo Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Anche io sono Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Anche io sono Milano. Anche io sono Milano. Anche io sono Milano. Anche noi siamo Milano.
Io sono Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Anche io sono Milano. Anche io sono Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Anche noi siamo Milano. Io sono Milano. Anche noi siamo Milano. Io sono 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 Milano. Anche io sono Milano. Anche io sono Milano. Anche io sono Milano. Anche noi siamo Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Anche io sono Milano. Anche io sono Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Noi siamo Milano. Io sono Milano. Anche noi siamo Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Anche io sono Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Anche io sono Milano. Anche io sono Milano. Anche io sono Milano. Anche noi siamo Io sono Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Anche io sono Milano. Anche io sono Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Giuni Russo, un'estate al mare. Io sono al mare in questo momento, effettivamente non è estate, ma sono al mare perché sì, sono qui a Sanremo a raccontarvi il Festival della Canzone Italiana e a raccontarvi un po' tutto quello che succede. Poi, promesso, oggi è venerdì, anzi, non ho ancora detto, thanks God, it's Friday. Non ho ancora detto perché Sanremo non è venerdì, perché il venerdì di Sanremo è il sabato, no? Cioè, domani quando finalmente arriveremo alla finale, finalissima, poi domenica potremo dormire. Più o meno, perché poi domenica c'è il treno per tornare a Milano, ragazzi. 5 ore di viaggio per tornare, perché dobbiamo cambiare ad Albenga.
Io non avrei mai pensato in vita mia di dover dire questa frase, tipo, ehi, scendo ad Albenga e poi cambio treno ad Albenga. E invece succederà. Non me ne vogliono gli amici di Albenga, un saluto agli amici di Albenga. Ma sarà così. Voi avete mai pensato nella vostra vita di dire faccio scalo ad Albenga? Non faccio scalo a Doha, ad Abu Dhabi, a Pechino. No, faccio scalo ad Albenga. Vabbè, comunque, Alberto mi ha chiesto e non gli ho risposto, quindi forse sarebbe meglio anche rispondere, perché domandare è lecito, rispondere è cortesia, soprattutto quando stai facendo una trasmissione radiofonica e ci sono gli ascoltatori che ti scrivono. Alberto mi chiede: Fabio, dopo tre serate, quale podio ci sarà secondo te? Allora, me lo sono scritto, perché pensi, ragazzi, io non ho ancora imparato a riconoscere alcuni artisti tra di loro, ve lo dico, anzi, premessa su tutto questo, perché ci tengo a dirlo, soprattutto perché in questi giorni sto lavorando con dei grandissimi professionisti del giornalismo musicale italiano. Io non sono un giornalista musicale, quindi sto imparando anche da loro a staccare quello del mi piace, non mi piace, quindi cioè, a me piace la Mannoia, di mettere la Mannoia nella top 5. No, non la metto perché piace a me. Devo capire, grazie a loro, lo sto cominciando a comprendere pian pianino, che cosa può o non può neanche piacere, funzionare per il pubblico, perché quello, cioè, bello o non bello, lascia il tempo che trova, funziona o non funziona, avrà un successo, avrà un futuro o no discografico, sono queste le domande che un giornalista musicale si deve fare. Io ripeto, non sono un giornalista propriamente musicale, parlo di tutt'altro, vi racconto delle fontanelle di Milano, dello stadio di San Siro, delle diatribe del Consiglio Comunale, cioè, la mia comfort zone è quella roba lì, l'ho studiata anche, diciamo, in questi anni, quindi insomma sto imparando a migliorare sempre di più per raccontarvi il territorio e la città, ma in questo caso sono anche chiamato a raccontarvi un po' di musica e quindi cerco di farlo con molta parsimonia e soprattutto ascoltando gli altri. Quindi io davvero ringrazio tantissimo i professionisti, in primis Alex Piero, presidente dell'Associazione Giornalisti Critici Musicali Italiani, perché sto imparando tantissimo in questa esperienza sanremese ed è bellissimo all'età di 43 anni continuare ad imparare, davvero una cosa stupenda. E ho imparato quindi che, insomma, bisogna stare anche ad ascoltare gli altri per capire da che parte, in che direzione potrebbe andare questo Festival di Sanremo. Poi, virgola, punto, virgola, abbondiamo, mettiamo le due virgole, due punti, anche personalmente mi sono fatto un po' un'idea e io penso che, allora, terzo posto più o meno, o secondo, insomma, se lo giocano, Annalisa secondo me arriverà sul podio, Angelina Mango, perché secondo me ha fatto veramente un bel lavoro e ha anche davanti a sé una possibilità di carriera e di sviluppo del progetto Angelina Mango, chiamiamolo così. Al primo posto, non so se dirvi inaspettatamente oppure forse c'era da aspettarselo, io dico anche, la dico anche brutta e male, mi spiace per il diretto interessato, anche un po' spinto dal momento che vede Mare Fuori come momento positivo, no? Sulla cresta dell'onda, Joliet, secondo me, sarà la grande affermazione di questo Sanremo e forse rivelazione di questo Sanremo. Non so, e non so quanto però abbia poi un futuro passata la quarta, quinta, sesta stagione di Mare Fuori. Non so, effettivamente legarli insieme è un po' ingiusto nei confronti dell'artista Joliet, però faccio veramente fatica a staccare questo momento, no? Così forte, legato con l'hype, legato così forte a Mare Fuori, dall'artista appunto Joliet. Ce n'è un'altra, secondo me, che potrebbe insidiare un attimo, ma non si capisce bene. Io credo che l'abbiamo vista un po' sottotono. Allora, forse questa è la verità. Sto parlando di Alessandra Amoroso. La canzone, dopo l'ennesimo ascolto, devo dire che bella canzone. Ma lei, sottotono, non lo so. O forse non è più, non ha più forse quello smalto, non so. C'è qualcosa che non convince, perché la canzone, se voi la immaginate cantata da altre artiste, io continuo a ripetere, una su tutte, Malika Ayane, se cantasse quella canzone sarebbe tutta un'altra storia. E invece c'è qualcosa che non riesce a partire con l'Amoroso. Però, vi ripeto, ecco, qui si incomincia ad avvicinarsi al
secondo me, il mio gusto personale. E allora posso dire la verità: se qualcuno alle 7:39 del mattino di un venerdì di febbraio da Sanremo in diretta su una radio FM vi parla di a me piace o a me non piace, beh, quella persona ha sbagliato mestiere. E quindi io non voglio scendere e cadere in questa trappola e dirvi invece che secondo me, insomma, quel trio che vi ho detto, Joliet, Angelina Mango e Annalisa, potrebbe essere quella che il pubblico potrebbe andare a premiare. Poi abbiamo appunto questa Alessandra Amoroso, che potrebbe essere la quarta incomodo, e anzi adesso ce l'andiamo ad ascoltare. Fino a qui Alessandra Amoroso. Buonasera a tutti e ben ritrovati. Scriveteci, contattateci. Sarà dello storico ponte degli artisti in Costa Genova. Buongiorno a tutti e benvenuti alla Cartellino Rosa Show. Io sono Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Anche io sono Milano. Anch'io sono Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Anche noi siamo Milano. Io sono Milano. Anche noi siamo Milano. Io sono 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 Milano. Anche io sono Milano. Anche io sono Milano. Anche io sono Milano. Anche noi siamo Milano. Buonasera a tutti e ben ritrovati. Scriveteci, contattateci, perché Municipio X sarà dello storico ponte degli artisti in Costa Genova. Buongiorno a tutti e benvenuti alla Cartellino Rosa Show. Io sono Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Anche io sono Milano. Anche io sono Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Noi siamo Milano. Io sono Milano. Anche noi siamo Milano. Io sono Milano. Alessandra Amoroso. Allora, ieri sera sale sul palco presentata da Dargen, se non ricordo male, sì, appunto, sale presentata da Dargen d'Amico e, allora, Dargen è pronto per la conduzione, c'è poco da fare, cioè, secondo me, io un programma Dargen, magari musicale, potrei pensare, posso dirvi che un Top of the Pops, se tornasse, fatto da Dargen, avrebbe, secondo me, un grande senso, comunque, ve l'ho detto.
Lei si diverte, ieri sera si è divertita mentre si esibiva, è stato bello vederla che si è divertita, o meglio, si è divertita. Io quando dico divertire, anche se la canzone magari non è divertente, si vede che l'artista la prende bene, si rilassa, la fa sua, la fa proprio bene sciolta. Peccato però che secondo me il problema di Alessandra Amoroso è che è sempre la solita esibizione, cioè quella roba lì, lei è brava a farlo, ma è sempre quella roba lì. E invece 331-7853-555, è arrivato un WhatsApp da Erika che dice buongiorno e buon venerdì a tutti. La domanda che però ci stiamo facendo da ormai qualche giorno è questa: quanta focaccia stai mangiando, Fabio? Pensate, di focaccia pura, due pezzettini e basta. Eh sì, due pezzettini ieri in una buonissima focacceria davanti praticamente all'Ariston, ma solo due pezzi, molto molto buoni quei due pezzi. No, perché in realtà anche qui ci ricolleghiamo anche a Joliet, è scoppiata la Napoli mania, c'è poco da fare, ci sono pizze, ma pizze napoletane, proprio quelle fatte bene, ovunque. Cioè, pensate che noi dentro a Casa Sanremo, Sala Stampa, Palafiori c'è Casa Coca-Cola, che tutti i giorni sforna pizze originariamente, proprio originali di Napoli, c'è proprio lì un pizzaiolo, tutta una compagnia di pizzaioli con un forno e tutto, che cacciano fuori pizze, ma di livello. Non vi ho detto dove sono stato ieri sera, vabbè, no, prendiamo le cose con calma. Prima, invece, ho detto prima di Joliet, appunto, parlando di Napoli, fa questo effetto Napoli e tutto, Joliet ne sta raccattando su proprio i frutti, nel senso che sta veramente portando a casa grandi risultati, tra cui roba pubblicata poche ore fa su Repubblica, su Corriere della Sera, sui social, un endorsement, proprio una raccomandazione, un raccomandato a Joliet, ma sapete da chi? Da Bob Sinclair. Alla domanda con chi faresti una collaborazione con i cantanti di Sanremo, lui risponde Joliet, io lo farei con Joliet, al momento il re è lui. Poi adesso penso che il re è lui sia perché in francese suona bene le roi, non so come si dice, comunque una cosa del genere, le roi de Joliet, le roi, quindi funziona bene così. Però sa di fatto che Bob Sinclair non ha detto mai il mio nome in vita sua, cioè, a meno che abbia un amico che si chiama Fabio e a un certo punto l'ha chiamato, ma non credo abbia mai detto la parola Fabio in vita sua. Ma forse da Fazio, quando è andato da Fazio forse ha detto grazie Fabio Fazio, ma ha detto invece Joliet. Quindi vi fa capire questo. In più dice anche, io sono un grande fan del Festival di Sanremo, ma soprattutto mia mamma è una grandissima fan del Festival di Sanremo e quindi famoso anche all'estero, appunto. Ma mi stavo dicendo dove siamo andati ieri sera, parlando di DJ, da Bob Sinclair a DJ Francesco. Ieri sera siamo stati a Sanremo, sì, premio di Novella 2000, che dà qui a Sanremo ogni anno, o di Milano Award, si chiama così, e c'era Facchinetti che ha presentato, ha detto un po' le sue cose, c'era anche Susanna Messaggio, insomma tanta fauna, come l'ha chiamata il mio collega Alex, di quel mondo, di quel sottobosco che girava lì. Io sono Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Anche io sono Milano. Anche io sono Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Anche noi siamo Milano. Io sono Milano. Anche noi siamo Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Anche io sono Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Anche io sono Milano. Anche io sono Milano. Anche io sono Milano. Anche noi siamo Milano. Anche
Io sono Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Anche io sono Milano. Anch'io sono Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Anche noi siamo Milano. Io sono Milano. Anche noi siamo Milano. Io sono Milano. Loredana Bertè pazza, beh, Loredana Bertè anche ieri sera è stata veramente interessantissima la sua salita sul palco per presentare il 3, momento molto carino per molti, anche se a me fa sempre un po' ridere, perché nel senso questi ragazzi, no, salgono su con questa sicumera, con questa sicurezza, che in realtà è tutta finta, ma ci sta a 20 anni non essere più sicuri di salire su quel palco, con questi... è l'immaginario che ci siamo fatti in testa, no? Perché noi vediamo i tatuaggi, vediamo le acconciature particolari, questo modo un po' così di uomini e donne che le hanno passate tutte, e poi dal palco, ciao mamma. Ok? In realtà poi il problema è il percepito da noi, effettivamente, perché poi tu vai a leggere ad esempio il testo del 3, che è stato presentato da Loredana Bertè ieri sera sull'Ariston, la canzone Fragile, ed è un testo molto interessante dove lui porta fuori le sue fragilità, dove lui parla dei demoni che ha dentro di sé e di questa persona che dall'altra parte invece lo aiuta a uscire da quella situazione. Persona che potrebbe essere anche la mamma, ad esempio, no? Però fa sempre un po' sorridere questa cosa che arrivano, sembrano, no? Lo vedete, Sid Vicious dei Sex Pistols che sale sul palco, e poi saluta la mamma, cioè, o i Rolling Stone, o gli i Kiss, vedete i Kiss che salgono sul palco, hey mommy, così, no, infatti, e quindi fa un po' specie. In realtà è stato un bel momento, in sala stampa c'è chi si è commosso, mi ha fatto partire anche l'applauso, lui ha poi fine canzone ha preso il mazzo di fiori, l'ha portato alla sua mamma, gliel'ha regalato, la Bertè dal palco ha detto complimenti signora, ha fatto un bravo figliolo, una cosa del genere, no? Poi non parla così la Bertè, però avete capito, no? Il concetto qual era? Vabbè, un momento familiare, ha fatto molto Sanremo e molto famiglia, poi vi ripeto, girandomi e vedendo i miei colleghi e le mie colleghe in sala stampa, molti avevano gli occhi lucidi e gli hanno detto con la tipica frase: ah, che carino, così, ok, tutti, cioè, maschi e femmine, non c'era distinzione in questo caso, erano tutti dire che carino. Vabbè, comunque, mi ha fatto un po' specie perché lo vedi arrivare, sembra David Bowie incazzato, quindi, invece non è così. Ma vabbè, comunque, niente di contrario, anzi, complimenti a il 3 per la sua performance di ieri sera, che lo ha fatto entrare anche nella top 5 della serata, tra parentesi, non so se avete capito. La cosa interessante è che da... ormai un anno e passa siamo in diretta con Good Morning Milano tutte le mattine, le canzoni, le musiche, e spesso e volentieri i cantanti sono sempre quelli a volte, cioè ci sono delle canzoni che tu tutto l'anno metti in onda, abbiamo avuto cioè, Italo Disco, cioè non vogliamo parlare, doveva arrivare Sanremo per togliercela, per mettere quella nuova, capito? Cioè il concetto è quello, ma non so, Annalisa, abbiamo avuto i Tormentoni, questa roba qui, e c'era un gruppo che mettevamo sempre, che erano i Pinguini Tattici Nucleari. È arrivato Sanremo, li ha tirati via, basta, è come se non esistessero più, cioè come è possibile, sono 2 anni che non facciamo altro che quasi tutte le mattine metterli, e a un certo punto così, dal giorno con la notte, scompaiono dal radar, perché è arrivata la musica nuova, ma anche secondo me poi in realtà potrebbero benissimo ritornare a breve, nel senso che poi insomma non sono così facilmente scansabili, e anzi allora proprio perché è un po' che non li ascoltiamo li rimettiamo quest'oggi, e allora andiamo con i Pinguini Tattici Nucleari dal 2020 con Ridere, eh sì, ci voglio, è un po' che non sentivamo, dai Pinguini, a voi, e noi torniamo fra poco, ciao ciao. Buonasera a tutti e ben ritrovati.
contattarci perché Municipio X sarà dello storico ponte degli artisti in Costa Genova. Buongiorno a tutti e benvenuti al cartellino rosa show. Scriveteci, contattateci perché Municipio X sarà dello storico ponte degli artisti in Costa Genova. Buongiorno a tutti e benvenuti al cartellino rosa show. Scriveteci, contattateci perché Municipio X sarà dello storico ponte degli artisti in Costa Genova. Buongiorno a tutti e benvenuti al cartellino rosa show. Scriveteci, contattateci perché Municipio X sarà dello storico ponte degli artisti in Costa Genova. Buongiorno a tutti e benvenuti al cartellino rosa show. Scriveteci, contattateci perché Municipio X sarà dello storico ponte degli artisti in Costa Genova. Buongiorno a tutti e benvenuti al cartellino rosa show. Scriveteci, contattateci perché Municipio X sarà dello storico ponte degli artisti in Costa Genova. Buongiorno a tutti e benvenuti al cartellino rosa show.
Buonasera a tutti e ben ritrovati. Scriveteci, contattateci, perché Municipio X sarà dello storico ponte degli artisti in Portagene. Buongiorno a tutti e benvenuti al Cartellino Rosa Show. Scriveteci, contattateci, perché Municipio X sarà dello storico ponte degli artisti in Portagene. Buongiorno a tutti e benvenuti al Cartellino Rosa Show. Buonasera a tutti e ben ritrovati. Scriveteci, contattateci, perché Municipio X sarà dello storico ponte degli artisti in Portagene. Buongiorno a tutti e benvenuti al Cartellino Rosa Show. Buonasera a tutti e ben ritrovati. Scriveteci, contattateci, perché Municipio X sarà dello storico ponte degli artisti in Portagene. Buongiorno a tutti e benvenuti al Cartellino Rosa Show. Buonasera a tutti e ben ritrovati. Scriveteci, contattateci, perché Municipio X sarà dello storico ponte degli artisti in Portagene. Buongiorno a tutti e benvenuti al Cartellino Rosa Show. Buonasera a tutti e ben ritrovati. Scriveteci, contattateci, perché Municipio X sarà dello storico ponte degli artisti in Portagene. Buongiorno a tutti e benvenuti al Cartellino Rosa Show. Thank you.
Buonasera a tutti e ben ritrovati. Scriveteci, contattateci, Ponte Municipio X. Sarà dello storico ponte degli artisti in Porta Genova. Buongiorno a tutti e benvenuti al Cartellino Rosa Show. Scriveteci, contattateci, Ponte Municipio X. Sarà dello storico ponte degli artisti in Porta Genova. Buongiorno a tutti e benvenuti al Cartellino Rosa Show. Buonasera a tutti e ben ritrovati. Scriveteci, contattateci, Ponte Municipio X. Sarà dello storico ponte degli artisti in Porta Genova. Buongiorno a tutti e benvenuti al Cartellino Rosa Show. Buonasera a tutti e ben ritrovati. Scriveteci, contattateci, Ponte Municipio X. Sarà dello storico ponte degli artisti in Porta Genova. Buongiorno a tutti e benvenuti al Cartellino Rosa Show. Buonasera a tutti e ben ritrovati. Scriveteci, contattateci, Ponte Municipio X. Sarà dello storico ponte degli artisti in Porta Genova. Buongiorno a tutti e benvenuti al Cartellino Rosa Show. Alejandro Baldi e Francesca Leotta, Non amarmi, 1992, molti vogliono dire che è quella che ha vinto Sanremo. Attenzione, vinse Sanremo nella sezione Nuove Proposte, cioè quelle che erano i giovani. Eh sì, erano i giovani all'epoca, e vinse una canzone comunque ancora adesso, ce la ricordiamo, dal 92 ad oggi siamo ancora qua a cantarla. E Sanremo è Sanremo, ve l'ho detto prima, cioè se una roba come Sanremo riesce a farci togliere i pinguini tattici nucleari che praticamente un giorno li mettevamo, vuol dire che è veramente una roba potente. Tutti, qualche anno fa lo slogan era tutti cantano Sanremo,
effettivamente così. Tra parentesi, un'altra cosa che ruota in questi giorni è il famoso riff, no? La Rai non lo usa più. Non viene mai mandato in onda durante la trasmissione, non se ne fa mai accenno, non c'è neanche, se andate in giro a sentire, secondo me c'è qualche roba di diritti d'autore che non sappiamo, copyright, che non sappiamo, sta di fatto che niente. Ma è bellissimo sentire come, ad esempio, suoneria del telefono di alcuni colleghi, suona il telefono e senti gente che la canticchia sulle scale mobili, perché Sanremo, così, cioè, è quella roba che è rimasta, è del 95 quel jingle, e ancora oggi, pensate, continuiamo a cantarlo e a suonarlo. Viola, ti chiedo a te a Milano, te lo ricordi tu questo fai sì o no con la testa? Che ti vedo in diretta da Milano, te lo ricordi? No, non te lo ricordi? Ah, vedi, ecco, Viola, la nostra producer che da Milano fa parte di coadiuvazione di questa diretta qui da Sanremo, invece non se la ricorda, vedi, quindi è bene, cose cambiano effettivamente. Allora, Viola, facciamo così, secondo me invece questi li conosci, lei si chiama Elodie, lui si chiama Sfera Ebbasta e la canzone è Anche Stasera, e quindi sapete che vi dico che anche stasera saremo ovviamente lì a raccontarvi Sanremo, e raccontavolo anche con la Sala Stramba, che cos'è? Dopo ne parliamo, eh. Adesso Sfera Ebbasta ed Elodie. Buonasera a tutti e ben ritrovati. Scriveteci, contattateci, Ponte Municipio X. Sarate lo storico ponte degli artisti in Porta Genova. Buongiorno a tutti e benvenuti al Cartellino Rosa Show. Io sono Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Anche io sono Milano. Anche io sono Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Anche noi siamo Milano. Io sono Milano. Anche noi siamo Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Anche io sono Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Anche io sono Milano. Anche io sono Milano. Anche io sono Milano. Anche noi siamo Milano. Storico ponte degli artisti in Porta Genova. Buongiorno a tutti e benvenuti al Cartellino Rosa Show. Io sono Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Anche io sono Milano. Anche io sono Milano.
Sfere Basta ed Elodie, 8 e 14 minuti, Crystal Radio, Good Morning Sanremo, sempre qui per raccontarvi un po' quello che è successo ieri sera, per parlare delle top 5, top 10, insomma tutto quello che ci arriva, no, dal palco. Io poi mi sono preso anche tutti i miei vari appuntini sulle uscite dei vari personaggi che sono passati sul palco ieri sera, appunto durante la terza serata del Festival di Sanremo, serata che vi ho detto un po' quella più di stanca, diciamoci la verità, però insomma alla fine abbiamo tenuto, grazie anche a Teresa Mannino che ha tenuto molto molto bene il palco. Ci sono state varie uscite che sono state un po' interessanti, ad esempio a un certo punto siamo tornati indietro nel tempo con i baci, e sì, perché sapete, ogni anno c'è qualche bacio a Sanremo, no? E allora dopo Baudo e la Littizzetto, dopo Fedez e Rosa Chemical, questa volta è il turno di Emma e Giuliano De Negramaro, e sì, si sono dati un bacio in bocca in diretta internazionale, anche se per dovere di cronaca dobbiamo comunque ricordare che anche Achille Lauro e il suo chitarrista si baciarono, Elodie e Big Mama anche, e Baglioni e la Bertè. Questi sono alcuni dei baci che insomma abbiamo visto in questi anni sul palco dell'Ariston, baci che sono passati diciamo nella storia del festival e del racconto proprio di questo festival, anche se ce n'è uno da milanese, devo dire, a cui sono più affezionato. Era il 2021 e loro sono una coppia e portavano una canzone che ci ha fatto capire il fuoco, le fiamme che possono nascere, soprattutto negli occhi tra due innamorati. Come cose, fiamme negli occhi. Buonasera a tutti e ben ritrovati. Scriveteci, contattateci, sarà lo storico ponte degli artisti in Costa Gesù. Buongiorno a tutti e benvenuti al Cartellino Rosa Show. Io sono Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Anche io sono Milano. Anch'io sono Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Anche noi siamo Milano. Io sono Milano. Anche noi siamo Milano. Io sono 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 Milano. Anche io sono Milano. Anche io sono Milano. Anche io sono Milano. Anche noi siamo Milano. Buonasera a tutti e ben ritrovati. Scriveteci, contattateci, perché Municipio X sarà dello storico ponte degli artisti in Costa Gesù. Buongiorno a tutti e benvenuti al Cartellino Rosa Show. Io sono Milano.
Io sono Milano. Io sono Milano. Anche io sono Milano. Come cose, fiamme negli occhi, 2021, wow, ci ricordiamo come fosse ieri, è stato bellissimo vederli cantare con quella dinamica e infine quel grandissimo, bellissimo bacio dato sul palco dell'Ariston. Ma andiamo a vederli loro uno alla volta, questi artisti che sono esibiti ieri sul palco e i loro colleghi cantanti per l'occasione, invece presentatori. Abbiamo detto che è aperto il 3, presentato da Loredana Bertè con tutto il siparietto sulla mamma, seguito poi da Mannini, presentato da Alfa, di cui abbiamo già parlato, dei loro due destini incrociati nel non essere stati, non hanno potuto suonare quando era il loro momento, perché ma in realtà poi il treno è ripassato. Poi sono stati i Bunker 44, presentati da Fred De Palma. Qui niente, l'unica cosa che mi viene da dire è non ce la facciamo, continuano a zompare sul palco da una parte all'altra senza una meta, mi viene da dire ne abbiamo persi. Dopodiché sale Clara a presentare i Santi Francesi, e quindi il momento Sanremo Giovani, no? La vincitrice dell'ultima edizione del Sanremo dei Giovani, Sanremo Giovani, scusate, Clara, che incontra i finalisti di Sanremo Giovani, i Santi Francesi, vincitori dell'edizione 2022 di X Factor. Poi ci sono il volo. Il volo sale sul palco per presentare Mr. Rain, ma sembra che debbano cantare il terzo atto della Carmen. Sempre impostati i tre ragazzi, forse anche un po' troppo. Dopodiché è il momento di presentare Rose Villain, che appunto dovrà cantare la sua canzone, e a quel punto sale Gazzelle sul palco, che lo vediamo quasi intimorito dalla bellezza statuaria di Rose Villain. E grazie, perché tanti poi punti al Fanta Sanremo con la matita. Ricordiamo che 20 punti bonus ieri sera chi portava una matita sul palco dell'Ariston, perché per una, pensate, una collabo in questi casi tra il Fanta Sanremo e niente poco di meno o poco di meno che la Unione Europea, per ricordare di andare a votare alle prossime elezioni europee. Dopodiché il momento di Dargen, che come dicevo appunto pronto per la sua conduzione di qualsiasi trasmissione, meglio se fosse musicale, e l'amoroso con la sua solita esibizione, bella canzone, ma la solita esibizione dell'amoroso. Dopodiché sempre un'altra matita sale sul palco grazie a Big Mama, look da paura ieri sera per Big Mama, ma nulla in confronto al look total pink dei ricchi e poveri, che si possono permettere davvero tutto. Angela è completamente fuori controllo oramai, l'avete vista, è un meme vivente, diciamo, ma se i più giovani avessero anche solo la metà della sua energia, sì. Dopodiché è il momento che Irama sale sul palco e presenta Angelina Mango. Angelina fa infiammare l'Ariston, e poi la mossa che fa lei, che mi piacerebbe farla insegnare, è sempre più apprezzata e perfezionata anche dalla cantante. Questa cumbia della noia sicuramente fa di tutto tranne che annoiare. Abbiamo detto appunto di Big Mama, dei ricchi e poveri, è stato un momento davvero, alcuni direbbero davvero trash, ma in realtà no, quello è saper fare spettacolo, anche all'età. I due Angels, io continuo a dire che devono cambiare nome perché siamo Angelo e Angela, quindi non sono più i ricchi e poveri, ma sono di The Angels, secondo me, chiamarsi così. Comunque gli Angeli in Pink ieri sera hanno dato spettacolo e l'hanno fatto presentati da una fantastica e sbalorditiva Big Mama. Io sono Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Anche io sono Milano. Anch'io sono Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Anche noi siamo Milano. Io sono Milano. Anche noi siamo Milano. Io sono Milano. Io sono Milano.
Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Anche io sono Milano. Anche io sono Milano. Anche io sono Milano. Anche noi siamo Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Anche io sono Milano. Anche io sono Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Noi siamo Milano. Io sono Milano. Anche noi siamo Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Anche io sono Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Anche io sono Milano. Anche io sono Milano. Anche io sono Milano. Anche noi siamo Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Anche io sono Milano. Anche io sono Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Noi siamo Milano. Io sono Milano. Anche noi siamo Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Anche io sono Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Anche io sono Milano. Anche io sono Milano. Anche io sono Milano. Anche noi siamo Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Anche io sono Milano. Anche io sono Milano.
Io sono Milano. Anche noi siamo Milano. Io sono Milano. Anche noi siamo Milano. Io sono 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 Milano. Anche io sono Milano. Anche io sono Milano. Anche io sono Milano. Anche noi siamo Milano. Fiorella Mannoia, Mariposa, ecco qui il giornalista non è capace di fare il proprio mestiere, direbbe la più bella canzone di Sanremo. No, allora, secondo me, una delle più belle canzoni di Sanremo, secondo me, bellissima e meriterebbe di vincere, secondo me, ma non è detto che ce la faccia, nel senso, cioè, nella mia mangiacassette metterò la cassetta di Fiorella Mannoia, ma non è, ecco, parlare di musica è una cosa diversa, non è parlare di cosa ti piace o cosa non ti piace. Posso invece dire cosa mi è piaciuto e cosa mi è piaciuto delle uscite dei vari presentatori e varie esibizioni e raccontarvelo per cercare anche di sapere cosa voi avete pensato di quello che è successo ieri sera sul palco dell'Ariston. 331-7853-555. Allora andiamo avanti, siamo arrivati al decimo cantante, Diodato, presentato dai The Colors. Sapete che io mi segno dei commenti a caldo durante le esibizioni, ho una tabella che vado a compilare. L'unica cosa, ho scritto tre lettere, boh, così basta. Questo è quello che ho scritto sulla esibizione di Diodato con i The Colors, con la domanda famosa di attenzione, Diodato che secondo noi è bravissimo, cioè, ma secondo tutti quanti è davvero davvero bravo, voce pazzesca, controllo vocale, tutto quello, ma la domanda che ci siamo fatti tutti è: ma tu ci andresti a un concerto di Diodato? E questo, tu ci andresti? Se ci volete andare, 14 luglio a Varese, ma questo me lo ricordo, e 23 giugno non mi ricordo dove, però c'è anche il 23 giugno, ma non mi ricordo dove lo faceva, se lo faceva a Roma o dove, comunque, 14 luglio è a Varese Diodato. Dopodiché è salito Mahmood, che ha presentato Gali, quindi una presentazione molto molto Good Morning Milano, lì Grattosoglio che presenta Baggio. Gali, grande interpretazione ieri sera, davvero sentita, molto molto emozionante, e lui molto sciolto ma emozionato, forse fin troppo, perché Gali va bene tutto, ma il passo alla Michael Jackson alzando il piedino e il ginocchio anche no, so che è un tuo grande mito, il guantino bianco era quello, però dall'essere il grande artista a diventare la macchietta e il sosia di qualcun altro, insomma, il rischio è molto molto alto, quindi anche meno da quel punto di vista Gali, anche perché posso dire, non hai nulla da provare a fare di altro, cioè tu sei già qualcosa di buono, sei già qualcosa che funziona, perché allora non essere se stessi da quel punto di vista, soprattutto con una canzone davvero interessante come quella presentata da Gali qui sul palco del Festival di Sanremo. Dopodiché, dopo Gali, sono saliti invece è salita Emma a presentare Negramaro con tutto quello che ne concerne, baci, non baci e tutto quanto. Dopodiché Annalisa presenta in maniera abbastanza sciolta, tranquilla, Fiorella Mannoia, e poi salgono su il duo di Pazzerelli, che infatti anche la canzone si chiama Pazzo di te, quindi ci mancherebbe, che sono Ringa e Neck, sono sempre abbastanza ingestibili quando sono insieme, perché pensano di essere al pub a bersi una birra insieme, invece una volta non si accorgono che sono comunque sul palco di Sanremo. Presentano appunto San Giovanni, che fa la sua esibizione tranquilla, e poi chiudono Joliet, che presenta la Sad, che hanno fatto anche un momento interessante, dove un padre abbracciava una figlia dicendo: i rapporti umani si possono sempre recuperare, quindi un altro
altro messaggio interessante da Il Assad. Ho parlato di Rec e Ninga, andiamo a sentirvi allora con Pazzo di Te, qui su Crystal Radio. Good morning Sanremo! Io sono Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Anche io sono Milano. Anche io sono Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Anche noi siamo Milano. Io sono Milano. Anche noi siamo Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Anche io sono Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Anche io sono Milano. Anche io sono Milano. Anche io sono Milano. Anche noi siamo Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Anche io sono Milano. Anche io sono Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Noi siamo Milano. Io sono Milano. Anche noi siamo Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Neck e Ringa, sono al Fanta Sanremo, stavo dicendo, nel senso che stavo guardando il Fanta Sanremo, ma in questo momento ovviamente, perché dovevo leggervi i risultati, non è attivo in questo momento il Fanta Sanremo, molto bene stanno, perché stanno aggiornando i punteggi, quindi ma chissà che magari entro la fine della puntata riusciamo a darvi i risultati aggiornati, no, chissà. Comunque ieri sera è molto interessante questo bonus da 20 punti che si poteva ricevere se il proprio artista in squadra portava la matita, se non sbaglio appunto due o tre l'hanno fatto, quindi insomma è stato molto molto interessante, matita sul palco, 20 punti bonus, per dire che cosa? Per dire di ricordarvi a tutti quanti, ricordarci a noi altri, di andare a votare alle elezioni europee, ovunque voi vogliate mettere quella X, però andate, perché sennò poi quando vi lamentate, quando dite non funziona niente, tutto un magna magna, tutti uguali, destra, sinistra, quelli lì, uno vale uno, ci hanno preso per il... No, non puoi dire niente, non ci provare, no, zitto lì, non puoi, perché non sei andato a votare. Vai a votare, puoi lamentarti quanto vuoi, puoi farmi rompermi i maroni, lagnarti tutto il giorno dicendo guarda te, sono tutti uguali, io che sono anche andato a votare e poi loro fanno... Ecco, lì sì, lì lo puoi fare, ma se non vai a votare è inutile che ti lamenti. E lo so che non è facile, che a volte bisogna votare col naso tappato, o io poi ve lo dico, se proprio non volete, non mettete la croce da nessuna parte, ma andate a votare. Poi non mettere, che è diverso, perché un conto è andare e non mettere una croce e quindi finire in quelli e dire io su questa scheda non ci vedo nessuno che mi rappresenta, ma sono venuto qua a sperare che qualcuno invece mi rappresentasse.
Invece un altro conto è starsene a casa e usare la matita per togliersi le caccole dal naso, ecco, cioè nel senso una cosa non va bene, ecco, quello non va bene, quello è poi il problema del me ne frego di tutto quanto, e quello, ripeto, non va bene. Volevo appunto aggiornarvi proprio in questo istante con i risultati del Fantasaremo, ma ahimè non funziona, quindi domani lo facciamo prima, perché se a quest'ora loro aggiornano i punteggi va a finire che noi ci ritroviamo sempre in questa condizione. Volevo aggiornarvi anche dicendovi che in realtà la mia posizione è l'ottava posizione in questo momento nella Lega di Crystal Radio, quindi ci sono ben 8 persone prima di me che stanno facendo meglio di me, ma insomma c'è ancora le due serate, stasera la serata dei duetti, sì, sono molto curioso di sentire la conferenza stampa di oggi, quindi io dopo stacco da qui, dal nostro studio in Palazzo Francia, qui in Viale Mazza, e vado in conferenza stampa, cercherò di portarvi ancora qualche stralcio come sto facendo in questi giorni, perché ricordiamoci che poi dalle 4 alle 5, dalle 16 alle 17 Stefano insieme a Mercalli sono qua su Crystal Radio e vi raccontano il Festival di Sanremo e si collegano con me, e io in una versione collegamento con i box della Formula 1 sono in giro per la città con le mie cuffie e il mio microfono e vi racconto un po' quello che noto, vedo e insomma le cose importanti che ci sono in giro. Andiamo con un po' di musica. Oh, mettiamo la prima canzone non italiana di oggi. Non arriva da Sanremo, lui è Tom Grennan con How Does It Feel. 8:41 minuti, Crystal Radio, Good Morning Sanremo, 331-7853-555. Vi ho detto tutto quello che c'era da dirvi e c'era da sapere. Quindi adesso, musica! Buonasera a tutti e ben ritrovati. Scriveteci, contattateci, Ponte Municipio X. Sarate lo storico ponte degli artisti in Costa Genova. Buongiorno a tutti e benvenuti al cartellino rosa show. Buonasera a tutti e ben ritrovati. Scriveteci, contattateci, Ponte Municipio X. Sarate lo storico ponte degli artisti in Costa Genova. Buongiorno a tutti e benvenuti al cartellino rosa show. Buonasera a tutti e ben ritrovati. Scriveteci, contattateci, Ponte Municipio X. Sarate lo storico ponte degli artisti in Costa Genova. Buongiorno a tutti e benvenuti. Tom Grennan, How Does It Feel? Qui su Crystal Radio, sempre qua in diretta con Good Morning Sanremo, Fanta Sanremo che ancora, come dicevo, non sta andando, non funziona, nel senso che stanno aggiornando i punteggi. Quindi facciamo i complimenti ad Adriana, che è quella che è in testa nella nostra, almeno era in testa fino a prima degli aggiornamenti. Adesso quindi vedremo con gli aggiornamenti come andrà. Viola da Milano, ti chiedo, poi io faccio da traduttore per chi ci sta ascoltando in radio, la tua squadra del Fanta Sanremo in che posizione era? Più o meno fammi con le dita della mano, vediamo. Eri decima?
Ah, dici, ma capito, brava, sotto il capo, bravissima. Io sono più avanti di te, ok. Io ottavo e tu decima, ma sono meno, sono una trentina ormai le squadre che vengono dentro nella Lega di Crystal Radio, fatta da un po' di noi di Crystal Radio, molti ascoltatori, quindi insomma abbiamo di che divertirci in questi giorni, vedendo un po' come andrà a finire. Ripeto, questa sera serata delle cover, dei duetti. Io vi invito davvero a tenervi il cellulare vicino e mentre guardate saremo, perché io e il collega Alex Pierro, ricordiamo presidente di AGIMP, l'associazione italiana giornalisti e critici musicali, saremo lì con la nostra sala stramba. Eh sì, perché la sala stampa la sera durante le esibizioni diventa la sala stramba. Tra qualche ora esce sui nostri profili Instagram, ma anche su quello di Crystal Radio, la sala stramba di ieri sera. È una via di mezzo tra la saga del paese, il karaoke e il ballo in piazza, ok? A un certo punto gente che ballava, gente che, anche se abbiamo avuto anche già la prima defezione, chiamiamola così, una dietro di me, la fila proprio dietro di me, si è addormentata, proprio andata giù, secca, bam, testa sul computer, proprio giù così, che fa un po' di prendere una capocciata pure, è andata giù, si è dormita almeno 4-5 canzoni di filata, che insomma non era poco tempo, perché ricordiamo che ieri sera hanno cantato in 15, che sono una roba che tu puoi fare in un paio d'ore neanche, andando lunghi, e invece abbiamo fatto l'1:40 di notte, comunque. Quindi vabbè, quella dietro di me, boom, giù, secca, testa giù, la roba poverina, con tutti i suoi colleghi che la prendevano in giro, mamma mia, che brutta figura, vabbè, comunque. E succede anche questo, ma lo capisco, perché davvero i ritmi sono davvero, davvero forsennati. Oggi, ovviamente, volevo andare invece al villaggio Sanremo, che è un luogo dove si può andare, vedere, scoprire così, cosa, e infatti piove, e quindi non so se ce la faccio andare. Tra parentesi, sta un attimo schiarendo il cielo, ma vedo che le pozzanghere per terra sono tempestate di puntini. Qual è il modo per capire se sta piovendo o no? Perché le gocce non le vedi, no, nel cielo, perché è tutto grigio, e invece sta piovendo, cioè, quindi non si va da nessuna parte. Niente, starò qua e poi dopo me ne vado in sala stampa di corsa. No, magari prima andiamo a fare colazione. Voi l'avete già fatta? 331-7853-555, 8 e 46 minuti, e andiamo con un po' di Måneskin con la loro Valentine. Io sono Milano. Io sono Milano. Anche io sono Milano. Anch'io sono Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Anche noi siamo Milano. Io sono Milano. Anche noi siamo Milano. Io sono 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 Milano. Anche io sono Milano. Anche io sono Milano. Anche io sono Milano. Anche noi siamo Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Anche io sono Milano. Anche io sono Milano.
Io sono Milano. Anche noi siamo Milano. Io sono Milano. Anche noi siamo Milano. Io sono 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 Milano. Anche io sono Milano. Anche io sono Milano. Anche io sono Milano. Anche noi siamo Milano. Maneskin con Valentine, 8:50 minuti. Allora vi ricordo appunto che adesso stiamo per finire, stiamo per andare a casa noi altri, ma dopo di noi ci sarà Borgio Curti con Senti Questa, e poi comunque oggi pomeriggio vi ricordo Crystal Hall Sanremo dalle 16 alle 17 in diretta con Stefano qui su Crystal Radio insieme a Mercalli, dove raccontano, parlano di Sanremo e si collegano anche con il sottoscritto, e cerco anche di mandare dei contributi di interesse, interviste, qualcosa, insomma, si cerca sempre di fare. Stiamo cercando anche di raggiungere in qualche maniera Dargen D'Amico per la questione edicole. Sapete, tornando a Milano, vi ricordate che qualche notizia, qualche settimana fa, mi è andata la notizia che Milano è scesa sotto le 1000 unità, ci sono meno di 1000 edicole, alcune stanno chiudendo a marzo, ma ci sono, e dobbiamo così. Dargen ha qui aperto invece l'edicola Dargen qui a Sanremo, vorremmo capire se si possa importare questa bella iniziativa a Milano e magari far sì che non chiudano tutte queste edicole. Abbiamo parlato di Joliet insieme a Takashi Ketra, Shiva e Anna, ha fatto Everyday, e adesso ce lo andiamo ad ascoltare. Buonasera a tutti e ben ritrovati. Scriveteci, contattateci, Ponte Municipio X. Sarà dello storico ponte degli artisti in Porta Genova. Buongiorno a tutti e benvenuti al Cartellino Rosa Show. Io sono Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Anche io sono Milano. Anche io sono Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Anche noi siamo Milano. Io sono Milano. Anche noi siamo Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Anche io sono Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Anche io sono Milano. Anche io sono Milano. Anche io sono Milano. Anche noi siamo Milano. Buonasera a tutti e ben ritrovati.
lo storico ponte degli artisti in Costa Gesù. Buongiorno a tutti e benvenuti al Cartellino Rosa Show. E 55 minuti, siamo arrivati alla fine di questa puntata di Good Morning Sanremo, qui in diretta da Sanremo con Crystal Radio. E oggi però continueremo a parlare di Sanremo, perché lo ricordo, anche nel pomeriggio Crystal All Sanremo. E sono usciti i punteggi del Fanta Sanremo, possiamo darveli adesso in diretta. E quindi nella Fanta Lega di Crystal Radio abbiamo in prima posizione, anzi iniziamo dalla decima, abbiamo in decima posizione Oma Te Ne Veis di Vasco Reggiando, poi sembra le cose quelle di Bart quando fai gli scherzi telefonici. Comunque ragazzi, ma io non posso leggere questi nomi. Al nono posto c'è la canzone che si chiama, oh io lo leggo, Mango Corcazzo. Comunque poi all'ottavo posto c'è Old But Gold di una certa Ovvio, mi sa che è la nostra Viola della produzione, vero Viola, è la nostra producer, sì, dice sì, ma sempre dietro alla squadra che vincerà sicuramente poi sul finale, che è Le Perle di Fabio, cioè la mia squadra, che è al settimo posto. Abbiamo poi Calibi Calibi al sesto posto di Ornitorico Fucsia, e poi la Dinamo Cree di Cristina al quinto posto. Al quarto posto cosa? Di Eri B. E poi al terzo posto il Team Dargen di Alessia, al secondo posto il Signore del Fantasaremo di Frypan, e al primo posto Die Todos di Audi Roll. Cioè, al primo posto c'è Die Todos di Adriana, poi non so perché ho letto Audi. Audi LOL, ecco perché. E allora, appuntamento a appuntamento lunedì, appuntamento lunedì, oggi è venerdì, godetevi la serata dei duetti e domani godetevi la finale. Noi ci sentiamo lunedì in diretta da Milano, ciao a tutti, grazie mille Viola per la settimana fatta in distanza, sto tornando!